Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata alla guerra in Ucraina si è conclusa con l'approvazione all'unanimità della mozione che esprime la più ferma condanna per l'invasione avvenuta in violazione del diritto internazionale. La piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana. La solidarietà anche a tutti i manifestanti russi che, dopo aver espresso pubblicamente la propria contrarietà all'invasione, sono stati arrestati. Ascoltiamo tutti i commenti da Palazzo del Pegaso. Tutte le regioni stanno cercando di agire con unità e la Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna. Ecco quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi. Il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine. Di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi li accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pullman che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. Devo dire che sta scattando anche nella popolazione civile toscana un grande moto di solidarietà. In ogni città si sta organizzando il deposito per i viveri e i beni da portare in Ucraina. In ogni città vi sono ucraini, spesso in ruoli silenziosi, la badante, che si è però fatta talmente ben volere che anche nella cerchia di persone e di famiglie amiche si offre l'appartamento. Finora, quando sono arrivati, non c'è stato bisogno di intervento pubblico. Gli ucraini, o per ricongiungimento familiare o per ospitalità spontanea di famiglie, sono stati sistemati. Bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore, che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Bisogna che ognuno, esattamente come ieri noi abbiamo voluto premiare Rondine, cittadella della pace, perché è un luogo di costruttori di pace, si sensibilizzino chiunque ha possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come è sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi, lo faremo mandando anche un messaggio forte.
che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. È un messaggio come quello di oggi, dove tutte le forze politiche con chiarezza hanno espresso una posizione, possa aiutare anche il governo nazionale ad avere più forza nella discussione che c'è in questi giorni, in queste ore, e anche nelle trattative che ci sono a livello internazionale. Io penso che un governo come quello italiano, in queste ore proprio le parole del Presidente Draghi vanno esattamente in questa direzione, possa avere più forza se tutte le regioni che compongono il nostro Paese vadano esattamente in questa direzione. Noi siamo stati i primi a fare questo consiglio straordinario, ma sono certo che anche altre regioni daranno il loro contributo. A me prima di tutto preoccupano la situazione che vivono milioni di persone in Ucraina, le violenze, le bombe che arrivano nelle loro case, il doversi rifugiare, bimbi che nascono nelle metropolitane, dà il senso di che cos'è una guerra. Io non l'ho mai vissuta una guerra, e penso che quelle immagini, che ormai sono davvero vicine a noi, fanno molto male. Fa bene l'Europa per cercare, la NATO, per cercare di trovare la pace, anche a mettere, come dire, dei vincoli al sistema economico e finanziario. Io penso che si possa risolvere questa guerra anche se l'elite russa ci aiuta in questa direzione, se danno un loro contributo, anche perché capiscono che i loro interessi diventano più deboli in una guerra di questo genere. Le gocce poi scavano le rocce, quindi è un messaggio che sicuramente è inutile per quanto riguarda il recepimento di chi effettivamente dovrebbe recepirlo, cioè gli attori del conflitto. Però è un messaggio importante che non deve mai mancare. Io ho parlato anche di pensare, anche come Regione Toscana e come Consiglio regionale Toscana, ad un tavolo permanente della pace, dove veramente dobbiamo capire che cosa significa guerra. Oggi i nostri volontari, chi opera nel settore del volontariato, nelle situazioni di post-conflitto, pre-conflitto e non solo, quindi quelle del conflitto, operano in oltre 100 paesi del mondo, quindi insomma la guerra è un tema molto ampio. Intanto è importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo momento in cui i falchi sembrano voler prevalere, ci vogliono molte più rondini. E poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace questa volta unitariamente di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il Presidente Gianni, per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. Arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza, e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un argine. Siamo a favore dell'accoglienza di tutti coloro che scappano dalla guerra, ma la Lega questo l'ha sempre detto, non solo in questo caso. In questo caso si tratta soprattutto di persone anziane, donne e bambini, ma crediamo che non solo l'Italia ma tutta l'Europa debba fare la sua parte per cercare di aiutare quelle famiglie che
Stanno lasciando la propria casa non perché lo scelgono, ma perché temono per la propria vita e per la vita dei propri figli. Vediamo un fenomeno che è incredibile. Donne, bambini e anziani che si spostano e cercano riparo oltre confine e uomini che rientrano nel proprio paese per combattere una guerra, per difendere quella che è casa loro. Quindi in una situazione di questo genere è certo che chi ha i paesi vicini, ma tutta l'Europa, non si può voltare dall'altra parte. In fin dei conti l'Ucraina è un paese che si sta avvicinando molto all'Occidente, all'Europa. Non dobbiamo sottovalutare le preoccupazioni della Russia, perché è sbagliato, perché comunque le abbiamo lasciate un po' troppo in disparte, forse rispetto all'importanza che avevano già qualche anno fa. Pensiamo oltretutto che le sanzioni alla Russia possano essere utili, perché devono ovviamente essere minate a non incentivare la guerra, ma a trovare un regime di trattativa che poi porti il prima possibile al cessate il fuoco. Però devono essere sanzioni intelligenti, perché noi per primi rischiamo di rimetterci, non possono essere sanzioni boomerang. Non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle repubbliche baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. È importante parlarne, ma l'importante sarebbe arrivare ad una conclusione di questo conflitto il prima possibile e in maniera pacifica. Noi siamo estremamente preoccupati di quello che è successo, siamo vicini al popolo ucraino e siamo vicini anche al popolo russo, che è colpito tanto quanto il popolo ucraino, perché in guerra non ci si va a cuor leggero. Sono due nazioni che non solo sono vicine, ma alcuni familiari stanno in Ucraina e i combattenti stanno in Russia. E abbiamo evidenziato come vi sia anche il fallimento della politica dell'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea che non ha un contingente militare unitario, che non ha una politica di difesa unitaria, che non ha una politica economica unitaria. Si parla tanto di Unione Europea, ma ci unisce soltanto la moneta. Poi abbiamo la Francia che tratta i gasdotti da sola, abbiamo la Germania che ha concluso un proprio gasdotto, non ricordandoci che la politica energetica italiana dipende per il 60% dalla Russia, cioè dal gas che ci arriva dalla Russia. Quali saranno le ripercussioni per le famiglie e per le imprese italiane, già colpite dall'aumento del 50% del costo del gas, e forse avranno le bollette nei prossimi mesi che saranno il 200% in più rispetto ai mesi precedenti? Ecco perché con forza chiediamo una politica unitaria dell'Europa. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere
una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Noi non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. La solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo.